La passeggiata di un distratto. Mamma, vado a fare una passeggiata! Va bene, Giovanni, ma stai attento, Giovanni, quando attraversi la strada. Va bene, mamma, ciao, mamma! Sei sempre tanto distratto. Sì, mamma, ciao, mamma! Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca per controllare se c'è tutto. Sì, ci sono tutto! E ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero. Ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole. Ed è così che cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Ma che distratto che sei! Vedi, hai già perso una mano! Comincia allora a cercare la mano, ma mentre cerca la mano, vede un barattolo. Così si dimentica di cercare la mano e si dimentica anche del barattolo, perché ha visto un cane zoppo. Un cane zoppo! Inizia allora a rincorrere il cane zoppo e prima che volti l'angolo perde tutto il braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. Giovanni! Porterò la sua mamma. Va allora dalla mamma di Giovanni. Signora, ho qui il braccio del suo figliolo. Oh, ma che distratto! Io non so più cosa fare e che cosa dire. Sì, ma si sa, ma i bambini sono tutti così, sono tutti distratti. Dopo un po' arriva un'altra buona donna. Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del suo Giovanni? Proprio il suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Ah, io non so più che cosa fare e che cosa dire. Ma si sa, i bambini sono tutti così, sono tutti distratti. Così, uno a uno, a casa della signora arrivano il fornaio, una vecchina, la vicina di casa, un sacco di persone, tutti con un pezzo di Giovanni. Un naso, il piede, la gamba, l'orecchio. No, ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio Giovanni? Oh, ma signora, ma si sa, i bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza orecchie, senza braccia, però è allegro, allegro come un passero. La mamma lo guarda bene, lo sistema un po'. Eh sì, Giovanni, sei stato proprio bravo. Bambini, io vi aspetto domani sera alle 9 in punto, mi raccomando. Ciao!